Aiuto, una mosca! L'altra notte in camera c'era una mosca che mi ronzava attorno. Come sempre sono fastidiose e se non mi si appoggiano addosso è meglio. Questa piccola mosca era tanto noiosa, mi si appoggiava sul viso. Io ho sopportato per molto tempo, prima di digrignare i denti per chiedere aiuto, ma il maledetto insetto mi si è infilato nelle radici, nelle narici. Dopo essermi consumato quasi completamente i denti, la mosca è scappata. Purtroppo non per molto, è tornata subito dopo la maledetta e mi si è infilata nell'orecchio, una vera tortura. Ho voluto raccontare questo episodio per farvi comprendere quanto il mio corpo sia vulnerabile nella paralisi di tutti gli arti e di tutti i muscoli, anche sotto la minaccia di un piccolo insetto. Tuttavia la vera sofferenza non è quella fisica, ma quella psicologica. La somatizzazione delle cose che vorrei dire e che vorrei fare e che non riesco mi porta ad un'evitabile depressione. Più di una volta agli inizi mi sono posto la domanda se quando la malattia fosse arrivata allo stato attuale sarebbe stato meglio essere in uno stato di incoscienza, in stato vegetativo. Adesso posso rispondere a questa domanda. Il segreto è convivere con le mie emozioni e trovare un equilibrio tra gli stimoli e le emozioni stesse, avendo rispetto per le persone che mi assistono, accettandone pregi e difetti incondizionatamente. Mauro. Questa lettera è stata pubblicata nel 2009, dal liceo Brozzu di Quartu Sant'Elena, Cagliari, ed è dello zio della studentessa Chiara Mura. Oggi ve la riproponiamo per parlare di persone in questa condizione di sofferenza e di malattia, ma per introdurre un altro concetto che oltre alla sofferenza fisica, come ci dice lo zio di Chiara Mura, c'è anche la sofferenza psicologica e aggiungiamo noi anche una sofferenza sociale fatta di mancanza di empatia e anche di ignoranza, se vogliamo, benevola, proprio ignoranza intesa come non conoscenza delle persone che sono attorno, che gravitano intorno ad una persona che si ritrova ad avere una diagnosi di malattia rara o di malattia degenerativa. E a parlarne con noi oggi, ad aiutarci a capire come superare questa situazione di impasse, di non conoscenza, la prima dei nostri ospiti con me oggi, che sono Michela Di Michele del CSV Abruzzo per una nuova puntata di Storia di Valore, e diamo il benvenuto a Gaia Di Stefano. Ben arrivata, Gaia. Grazie, bentrovati, salve a tutti. Allora, dopo questa lunga introduzione, il terzo, diciamo, passaggio, quindi la sofferenza fisica, psicologica e quella empatica, è una conoscenza nella quale mi hai introdotta tu parlandone insieme, perché mi racconti di una dimensione che non si coglie subito immediatamente, ma che in realtà è importante per una famiglia che si trova a vivere, ad attraversare, ad avere un familiare con una sofferenza, con una diagnosi di malattia importante. Sì, assolutamente. Io sono d'accordo con la lettera del signor Mauro e mi associo a questa dicendo che è vero, è assolutamente vero che in un primo momento tutti si sentono impotenti di fronte a questa malattia e di fronte anche alla diagnosi stessa. È vero che il malato è l'attore principale di tutta la situazione, ma è anche vero che questo è un tipo di malattia, parlo della SLA, che investe tutta la famiglia del malato a 360 gradi e le famiglie si trovano purtroppo molto spesso in una situazione davvero di solitudine, fin dall'inizio, soprattutto perché non si conosce questo genere di malattie rare e non si conosce nemmeno un tipo di approccio a questo genere di malattie, ai malati che prima di essere malati continuano ad essere persone e continuano ad avere non solo delle difficoltà che possono essere gradualmente piccole ma anche molto gravi, come sappiamo, ma anche una difficoltà appunto sociale, di tipo sociale, non riescono a comunicare. Non parlo solamente della disartria, che sappiamo che è un sintomo importante di questa malattia, quindi non riuscire davvero a comunicare attraverso la propria voce in maniera molto comprensibile, ma di una comunicazione che è ancor prima della disartria, diciamo, compromessa perché le altre persone, a causa di una rete sociale che
in questo è carente, che non ha molta empatia e soprattutto ha paura davanti al nuovo, davanti alla novità, davanti a qualcosa che fondamentalmente non si conosce. E quindi a questo punto, davanti a qualcosa che non si conosce, che cosa si fa? Di solito si fugge. E quindi le famiglie, i malati sono lasciati quasi nella completa solitudine, possiamo dire. Per poter poi ritrovare davvero un percorso che non sia solo un tunnel buio, ma che abbia anche una lampadina e una luce, c'è bisogno invece delle altre persone. Ed in questo, parlando della mia esperienza, posso dire sicuramente che l'associazione ITAV ci ha aiutato molto. Perché dopo la diagnosi di tuo papà, avete incontrato appunto in più incontri l'associazione ISAV, Io sono ancora vivo, che conosceremo meglio più tardi, che è vicina a tutto tondo, quindi fornisce servizi, supporto non solo di tipo medico ma anche sociale, no? Sì, assolutamente, cioè, è un'associazione che comunque fin da subito ci ha presentato tutte le varie sfaccettature di una realtà che è multiforme ma che fondamentalmente nemmeno noi conoscevamo, soprattutto perché davanti a questo genere di malattie che raramente vengono viste in televisione ma che non si ha la possibilità di conoscere nella realtà di tutti i giorni, nella nostra quotidianità, non si conosce nulla, non si conosce nulla e si pensa sempre... cadrà a me, non è un mio problema, ed è questa forse un, cioè questo è un passaggio importante da dover scardinare, perché non significa che è un problema di un altro, non è un problema di tutta l'intera società. Qual è il vuoto più grande che ha colmato l'incontro con questa associazione nella vostra famiglia? Allora, sicuramente inizialmente si è sempre scettici nei confronti delle associazioni, degli enti di beneficenza, perché la domanda che ci viene da porci proprio umanamente e qual è che cosa guadagnano loro nelle loro attività. Con ISAV non c'è stato questa fase di scetticismo, se vogliamo, perché ci ha subito presentato delle soluzioni a anche dei piccoli problemi che però sommati ad un grande problema, che è quello della malattia stessa e della disabilità che è composta con un tipo di malattia, fa tanto, fa veramente tanto. I problemi ci sono, ne sono tanti, e anche se a volte possono sembrare piccoli, perché questa è una malattia che ti toglie davvero tutti i gesti della quotidianità, dai più piccoli ai più grandi. Anche quando il problema sembra piccolo, non avere una soluzione, non avere qualcuno a cui chiedere aiuto, si destabilizza tantissimo, cioè questo è veramente il grande problema di una malattia rara, che fondamentalmente non sai a chi chiedere aiuto, e lo specialista, il medico, il dottore può aiutarti ma fino ad un certo punto negli orari lavorativi e comunque in quelle che sono le sue mansioni, non può andare oltre. ISAV con noi è andata oltre, assolutamente, siamo trovati a nostro agio, ci siamo sentiti capiti, e questo è fondamentale una malattia del genere, sentirsi compresi, sentirsi gli unici, soli, abbandonati. E oltre alla comprensione, ovviamente ci hanno aiutato in ogni fase, ogni tappa della malattia, dalle questioni burocratiche, perché noi viviamo in un paese in cui il motore di tutto è la burocrazia, però poi effettivamente non veniamo istruiti a come fa funzionare questo motore, a come utilizzare questa macchina. Esatto, ci sono sempre tanti problemi, tante insidie nella burocrazia. ISAV ci ha aiutato assolutamente in questo, facendoci, appunto, prendendoci carico di quelle che erano tutte le varie sfaccettature burocratiche che una malattia con una disabilità così grave comporta. Quindi già dalla burocrazia fino ad arrivare poi a qualsiasi altro problema, davvero, se hai bisogno di qualsiasi cosa, di qualsiasi anche presidio, noi abbiamo sempre trovato una porta aperta, una mano tesa, e non è poco, anche a livello, appunto, come dicevamo prima, psicologico, sociale, riuscire ad avere un contatto anche alle 10 di sera, ad esempio alle 6 di mattina, con una persona che sa cosa stai passando, cosa stai vivendo, e sa anche darti delle soluzioni, e quando non sa dartele o non può dartele, perché ovviamente siamo umani e perché una malattia rara comporta anche delle novità nel singolo paziente, cioè ognuno ha una storia diversa, una problematica diversa,
Luisa, beh, nello specifico Lorenzo, il presidente, e Alessia, che per me è davvero una ragazza angelo, ci hanno assolutamente aiutato, perché si sono fatti carico loro dei nostri dubbi, dei nostri quesiti, e attraverso tutta una rete anche di specialisti, di medici, di dottori, di persone specializzate nel settore, di tecnici, anche dei macchinari, degli ausili che una malattia del genere comporta, ci hanno poi risolto il nostro dubbio, ci hanno dato delle risposte. E questo è tanto, anche perché con le malattie rare non puoi, ti senti impotente anche tu da parente, cioè non puoi risolvere la malattia, non puoi curarla, non puoi risolvere i problemi che si presentano, perché nemmeno la medicina può a certi livelli. E l'unica cosa che puoi fare è appunto cercare di rendere la vita, perché c'è ancora della vita, di rendere la vita il più agevole possibile, e ce la rende anche a noi parenti, dandoci comunque la possibilità di passare anche dei momenti spensierati con i nostri familiari malati, piuttosto che sempre dietro a questioni burocratiche, a questioni da risolvere, a problemi vari. Infatti l'intervista mi veniva in mente che è proprio quello, forse non stai qui al tuo nome, no? È un messaggio di vita che dai. Quindi Gaia, anche nel momento di difficoltà, però riesce a trasmettere empaticamente un messaggio molto positivo. Per chiudere, prima del nostro intermezzo musicale, nel mondo che vorresti, che cosa dovrebbe esserci che adesso non hai trovato? Una società pronta, che ha delle armi adatte per combattere l'isolamento della malattia e per aiutare davvero a non sentirsi l'unico al mondo, ma parte di una società migliore. Grazie, grazie di cuore a Gaia Di Stefano. Noi ci aggiorniamo dopo l'intervento dopo l'intermezzo musicale. A tra poco. Grazie a voi. Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani. Salvali anche tu, per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. Eccoci ben ritrovati dopo questo intermezzo musicale con il nostro secondo ospite, Lorenzo D'Andrea, presidente di ISAV. Io sono ancora vivo, ben arrivato.
Salve, buongiorno Michela, ciao e grazie dell'invito. Grazie a te per essere intervenuto. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare l'esperienza di Gaia, di Stefano e dell'esperienza dell'incontro con voi dopo la malattia del papà e di avere, abbiamo, ci ha già dato un'idea di quello che fate e di come siete vicini alle famiglie che si ritrovano con questa diagnosi, con un supporto, come l'ha definito lei, a 360 gradi. Noi volevamo capire meglio chi siete, che cosa fate, come contattarvi, dove operate e conoscervi un po' anche. Partiamo dall'inizio intanto. È un'associazione che è nata in memoria di Franco Bruno D'Andrea, giusto? Sì. Sì, Dici quando è nata e che cosa fate, ecco. l'associazione nasce in memoria di mio padre il 3 maggio 2017, sull'esperienza mia e della mia famiglia su quella che è stata la malattia, non soltanto dal punto di vista del paziente, ma anche per quelle che sono le pratiche, la burocrazia e tutta quella che è l'assistenza che purtroppo deve essere H24 su questa malattia. E da lì ci siamo messi a disposizione di tutti i pazienti abruzzesi per, appunto, come diceva la vostra ospite, nonché nostra associata Gaia Di Stefano, per tutti i servizi e soprattutto tutta l'assistenza che riguarda il paziente, ma anche la famiglia. Quindi sono quasi più di 4 anni, abbiamo avuto più di 120 pazienti SLA. Vabbè, su questi abbiamo fatto di tutto, poi sul sito si può vedere tutti i servizi che noi facciamo, Il tuo in il favore dei. sito, magari se ci dai ecco, i riferimenti, il sito, se Sì, avete delle pagine social. assolutamente sì, il sito è iosonancoravivo.org, pagina Facebook Associazione ISAV, Io sono ancora vivo, la pagina Instagram Associazione ISAV, la pagina LinkedIn Associazione ISAV, il canale YouTube è Radio ISAV, perché noi abbiamo anche una radio. Come voi, Esatto. dice TV, avete una radio, abbiamo anche noi. Noi siamo anche ospiti su Radio Speranza, quindi qui la radio ormai è tornata, proprio si è ripresa lo spazio meritato. Poi per voi è uno strumento importante anche di comunicazione, no? Lo porterete prossimamente, di questo volevo parlare, anche alla Marcia della Pace. Corretto, parteciperete. Noi partecipiamo al contest Innovation Village Award che si tiene a Napoli il 5 ottobre. Siamo finalisti lì, tra i due Ah, con la maggiori. radio, Sì. ok, quindi avete Sì, partecipato. abbiamo già vinto il premio Confindustria Chieti Pescara lo scorso novembre 2020, siamo arrivati in finale nazionale in Confindustria a Salerno lo scorso giugno e in questo contest siamo in finale solo con un altro progetto sul sociale che riguarda le detenute di un carcere di Napoli, su 180 progetti presentati. Ecco, quindi complimenti della radio, avevamo visto il progetto del premio di Confindustria, già era un bel passo importante. Progetti in vista da condividere, di cui parlare? Tantissimi, perché stiamo facendo un'area digitale per i pazienti SLA, insieme all'associazione AISM e Parkinson, proprio con voi del CSV. Un Abbiamo progetto posto, in rete. sì, poi abbiamo proposto, diciamo, sul decreto Draghi del PNRR l'idea di fare una struttura per i malati SLA, che sarebbe la prima in Italia, dove si occupa sia di assistenza, ma anche di attività ricreative per pazienti che sono immobili nel proprio letto. Vabbè, abbiamo tanti progetti, anche con la radio, di ampliarla e di avere più speaker, un'altra location, di rinnovare anche un po' quello. Parlando del progetto in rete realizzato in partnership con il CSV Abruzzo e con altre associazioni, vogliamo raccontarlo meglio? Sì, Qual quello è un è? progetto, sì, è un progetto che va incontro sempre come servizio alle famiglie e ai pazienti, perché se si era detto durante il Covid di digitalizzare, vuol dire non spostarsi per questioni burocratiche, noi l'abbiamo fatto tramite questo progetto, quindi pazienti,
avranno un'area di accesso riservato dove possono visionare tutta la documentazione che a loro interessa per quanto riguarda gli assegni SLA, le procedure con l'ufficio di abilitazione, le assistenze ADI, le pratiche del CAF, le consulenze con gli avvocati, cioè una serie di servizi interni all'area digitale dove il paziente o anche stesso il familiare praticamente può sia visionare tutto quello che c'è da fare, sia compilare dei documenti lì sopra per poi lasciarli a noi che gestiamo tutta la parte burocratica delle famiglie, perché è impensabile che ad oggi, 2021, le famiglie debbano uscire di casa giornate intere con un problema come quello della SLA e risolvere ben poco. Con Gaia prima si parlava dell'ignoranza, nel senso di non conoscenza che gravita intorno a questa malattia e che crea poi una sorta di, non di ostilità nei confronti delle altre persone, proprio un isolamento della famiglia con il paziente malato rispetto alla società, che si spaventa quasi, no? Nell'avere a che fare con questo tipo di... Ha perfettamente ragione perché quando la scoprì mio padre 11 anni fa, i malati di SLA in Abruzzo si contavano sul palmo di una mano, eravamo io con altre 4-5 famiglie. Soprattutto la SLA è terribile perché ti fa stare a casa, ti fa isolare, il paziente ovviamente non è autosufficiente su nulla, quindi gravita anche sulle spalle dei familiari, e a quel punto la sensibilizzazione è fondamentale. Se non fosse, non è un mio merito, ma di tutti i volontari e le persone che lavorano con me, se non fosse nata Isa in Abruzzo, la continuava ad essere una malattia molto sconosciuta, con tutte le difficoltà che ci sono di conseguenza, perché se non la conosco non so nemmeno come gestirla, come approcciarmi o come dare una mano. Esatto, come dare una mano. Comunque noi ti ringraziamo, speriamo di aver dato il nostro contributo anche nell'abbattere un po' di questa come si dice, di questa, ecco, non conoscenza, chiamiamola proprio così, che spaventa, come tutte le cose che non si conoscono, quindi di aver messo un tassello in più nella sensibilizzazione e nella diffusione delle nozioni, delle informazioni riguardanti questa malattia e delle soluzioni e del gran lavoro che fate come associazione con i vostri volontari. Noi ci aggiorniamo con i vostri 1000 progetti, vi facciamo in bocca al lupo per tutto e ringraziamo anche i nostri ascoltatori. Alla grazie, prossima. Grazie, ringrazio voi e tutti i radioascoltatori. Grazie. Alla prossima puntata di Storie di Valore.